Cretti del team Pag Aspok Racing Team, un altro dei transfughi, diciamo così, che arriva dalla seconda gara sprint, che sta tornando, soprattutto visto il livello delle 24 ore. Fabio, innanzitutto direi, parlaci della vostra gara. Pag è un equipaggio definito definibile outsider, partito benissimo nei primi 5, la notte però porta consiglio, ma nelle gare endless porta anche qualcos'altro. Porta anche qualcos'altro, sì, noi ieri abbiamo fatto le qualifiche nel momento in cui si asciugava la pista e fatalità ero in qualifica io, non sono riuscito all'ultimo giro a far segnare il tempo che invece mi ha segnato il cruscotto, altrimenti al posto di partire 31esimi saremmo partiti 15esimi e già lì ci avrebbe dato una mano. Fortunatamente sono partito bene, ho fatto valere l'esperienza e dopo un'ora di gara eravamo sesti e dopo il mio secondo stint eravamo terzi. Purtroppo i ragazzi, quando io sono andato a riposare, hanno trovato una cosa dietro l'altra che è andata storta, abbiamo faticato tutta la notte e siamo finiti dove non ci piace molto, però mancano ancora circa 4 ore, qualcosa di buono possiamo ancora fare. Ecco, questo serve a spiegare che l'equipaggio outsider poi può andare molto bene, però bastano 2 o 3 episodi, ho visto l'alto livello. Sì, c'è pochissima differenza fra le squadre e più che essere veloci serve avere un buon passo e non perdersi nei sorpassi, non litigare, essere svelti e l'esperienza conta tantissimo. Bene, Fabio, voi Pago, diamo spazio a uno degli aspetti così di coreografia delle 24 ore, ci diamo un occhio alla tenda di Pago, hanno un mega staff, no? In realtà quello che funziona a 24 ore è trovarsi dei vicini, non dei vicini di casa, dei coinquilini che non si conoscono, ma si conoscono qua. Loro sì. Sono Bacca Sable, la squadra francese con numero 1 e altre cose. Esatto, no, noi siamo partiti, siamo organizzati per noi per la 24 ore con il papà che aiuta a farlo mangiare per tutti, eccetera, eccetera. E poi abbiamo conosciuto questi ragazzi che all'inizio erano anche un po' invidiosi di noi perché eravamo molto meno organizzati, però stiamo convivendo bene, non ci sono problemi, sono brava gente, non c'è problema. Quindi anche qua un modo di fare conoscenza, perché no, poi in futuro trovare degli agganci per andare nelle competizioni in Francia. Bisogna cercare di essere tutti amici. Ecco, bisogna cercare di essere tutti amici, gli amici fanno i segni sullo sfondo. Benissimo, quindi alto livello in pista, poi fuori il tipico Amarcord delle gare endurance. Sì, si cerca di fare campeggio e di divertirsi. Benissimo, che è uno spirito non dimenticato. Grazie Fabio, ciao! Ciao, grazie!